La seconda giornata di gara è divisa in due semitappe. La prima da Porcari a Monte Carlo, 57 km. L'incolonnamento della carovana e il ritrovo dei partecipanti a Porcari davanti allo stabilimento della Rox, nota azienda di calzature di Romano Ercolini. La prima frazione porterà le ragazze a Monte Carlo dopo un percorso di 57 km che ormai è diventato un classico per quanto riguarda il Giro della Toscana. Una semitappa che ha sempre significato qualcosa di importante anche per la classifica generale. Beh, noi siamo, come ogni anno devo dire, contentissimi e felici di ricevere la carovana di Brunello, che ormai rappresenta una tradizione consolidata per il nostro paese. Questo paese è affezionato non solo alla manifestazione sportiva, che comunque è bella, è di livello internazionale, è di altissimo spessore agonistico, ma la comunità di Porcari è soprattutto affezionata a questa cultura di cui la carovana di Brunello è portatrice, cultura di solidarietà, di sentimenti veri e autentici, e questo è l'aspetto sicuramente più importante per noi. Quindi benvenuti anche quest'anno, vi aspettiamo con entusiasmo e vedrete che le strade saranno piene di gente. Monte Carlo, un borgo la cui storia si intreccia indissolubilmente con quella del suo vino, un destino che si riscontra nel significato del suo antico nome, Vivinaia, ossia passaggio dalla via del vino che attraversava tutta la collina di Monte Carlo. L'esistenza di questa via ebbe notevole importanza fin dal tardo Medioevo. Grazie all'organizzazione del Giro Toscana di Donne per aver scelto anche quest'anno il comune di Monte Carlo, il loro passaggio, per valorizzare, spero che anche questo serva per noi, i nostri prodotti, il nostro territorio e le bellezze per ammirare in tutto il mondo. La seconda semitappa, 75 km che porteranno le ragazze da Pontedera ad Alto Pascio. Una tappa sicuramente adatta alle velociste che presenta nessuna difficoltà altimetrica da superare. Il ritrovo dalla piazza Cavour di Pontedera, la partenza avverrà da via Primo Maggio. Una tappa nel ricordo di Davide Savino, patron della squadra femminile del Edil Savino. Siamo la 13ª edizione del Giro della Toscana qui a Pontedera. Noi come amministrazione, come città, siamo particolarmente soddisfatti di poter ospitare nuovamente questa manifestazione. Ormai sta diventando un appuntamento tradizionale per la nostra città e quindi un ringraziamento va sicuramente a tutti gli organizzatori, va al patron Fanini, che ogni anno, come dire, ci contatta e cerca appunto di far sì che questo giro attraversi la nostra città. È un momento particolarmente importante, credo, per il ciclismo in generale. Noi siamo soddisfatti di poter contribuire a far sì che ci sia questo attaccamento anche della gente, della città, a uno sport importante per il nostro paese, uno sport che è a contatto con i cittadini, uno sport che riesce anche a veicolare messaggi importanti, perché è importante anche il discorso del turismo legato a questa disciplina sportiva. Quindi noi, come l'anno scorso, ospitiamo questa manifestazione, una semitappa di questa manifestazione, e nel corso di questa manifestazione, come l'anno scorso, pensiamo di far sì che vi sia anche un riconoscimento e un memorial a Savino. Questo per tutto quello che Savino ha rappresentato nel mondo del ciclismo, per tutto quello che ha rappresentato nella nostra città e nel nostro territorio. Quindi con questo ci auguriamo che sia una giornata di festa, che sia una giornata partecipata ai nostri cittadini, quindi l'appuntamento è per questa manifestazione che si svolgerà a Pontedera nel mese di settembre.
L'arrivo nel centro di Altopascio, dove spesso le ruote veloci hanno avuto la meglio. Il nucleo storico di Altopascio, cinto da una cerchia muraria, appariva come un vero e proprio fortilizio e le attuali tre piazze, cortili intorno ai quali si disponevano i vari edifici, servivano ai frati per prendersi cura dei pellegrini, cui veniva dato alloggio e ristoro fornendo il celebre pane. Ancora oggi Altopascio è nota come il paese dei fornai, dove si produce un pane famoso in ogni parte d'Italia. Una tappa che ricorda anche Valentina D'Alessandro, alla quale è dedicato il terzo trofeo alla memoria. Anche quest'anno ad Altopascio l'importante competizione che Brunello organizza, e Altopascio per altre cose è il comune che sin dall'inizio, sin dal momento in cui è stato deciso di organizzare questo Giro della Toscana, ha aderito a questa iniziativa, e anche quest'anno questa manifestazione con l'euforia che Brunello trasmette a tutti sarà presente ad Altopascio, in particolar modo nel centro di Altopascio, in questo circuito, e sicuramente sarà ancora una volta un film, diciamo così, come direbbe qualcun altro, ma sarà sicuramente una grande competizione, una grande manifestazione sportiva a cui Altopascio avrà intenzione di aderire anche nel prossimo futuro. Parte dall'Ari, la terza frazione del giro ciclistico della Toscana. L'Ari è stato in passato un importante centro politico, amministrativo e agricolo, svolgendo la funzione di secoli per capoluogo delle colline pisane. Da qui i carovinieri arriveranno fino alla splendida Piazza dei Priori a Volterra. Si ricorda in questa occasione Francesco Caroti, al quale è intitolata la terza edizione del Memorial, un giovane prematuramente scomparso in un tragico incidente stradale. Come già da diversi anni aspettiamo con trepidante attesa questo spettacolare evento del Giro della Toscana. L'Ari è pronto ad accogliere tutte queste cicliste, è un'esperienza che abbiamo già vissuto ma che ogni anno ci riempie ovviamente di soddisfazione. Dobbiamo dire un grazie davvero grandissimo a Brunello Fanini e al Cavalier Savino che hanno permesso di vivere gli sportivi larigiani questo grande evento internazionale. L'arrivo a Volterra nella splendida Piazza dei Priori. Al termine di questa frazione conosceremo la classifica abbastanza delineata per quanto riguarda i valori in campo. L'appuntamento a Volterra è ormai un classico, grazie soprattutto al popolare Fulmine, che ogni anno si impegna tantissimo per portare le ragazze nella splendida cittadina etrusca. Siamo qui per presentare appunto la tappa del Giro della Toscana femminile, una tappa ormai che è una ricorrenza per Volterra, una tappa importantissima perché c'è molti appassionati di ciclismo nella nostra zona, nella nostra città. Questa collaborazione con il Brunello Fanini è molto importante anche perché appunto valorizza questo sport e valorizza soprattutto il ciclismo. La quarta tappa, venerdì 19 settembre, da Campi Bisenzio a Campi Bisenzio, un classico appuntamento per il Giro della Toscana. Si parte nel pomeriggio da Piazza Dante e sarà sicuramente una rivincita per le ruote veloci del gruppo. È un circuito attraverso le vie campigiane senza nessuna difficoltà altimetrica. Lo stemma del comune di Campi Bisenzio vede rappresentato un levriere rampante con collare azzurro su sfondo rosso, una origine del blasone della secolare fedeltà di Campi alla città di Firenze, ben rappresentata con un cane. Un saluto, un augurio, il tredicesimo anno di manifestazioni, ciclismo, è uno degli sport più affascinanti, un grande sport dove si vede la passione, l'uomo, le donne, l'atleta. In bocca al lupo a questa nuova edizione
e continuerà l'impegno del Comune di Campi a sostenere questa attività particolarmente nobile.